innamorato di Linosa, ha deciso di vivere qui almeno 6 mesi l'anno, Claudio. 6 mesi, abbastanza precisi, scientifici. Una folgorazione è stata? Sì, sono arrivato 8 anni fa, prima in vacanza e poi sono rimasto sempre di più. 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, alla fine ho preso casa, adesso sono quasi 6 mesi. La sua dichiarazione d'amore è tutta in una meravigliosa mostra, in un ritratto, non so nemmeno come definirlo, Claudio, perché quello che hai fatto è davvero un lavoro ciclopico, mi verrebbe da dire. Non finito, in realtà è una scusa per rimanere qua ancora qualche anno. È stato un tentativo di raccontare una cosa difficile da raccontare, perché se vai sott'acqua lo sai, vedere grandi strutture è impossibile, per cui ho pensato di fotografare pezzo pezzo e unire un grande mosaico e strutture bellissime, soprattutto il basalto colonnare che c'è qui a Linosa e poi Secchitella. Scorcio dopo scorcio riprendevano forma i fondali di questa meravigliosa isola, dove adesso andremo a immergerci in un modo o nell'altro. Vedete quante persone ci sono qui, perché quella delle immersioni subacquee è sicuramente una delle attività che possono portare uno sviluppo economico importante anche su quest'isola. Teresa è una vera professionista della subacquea, direi. Quanti anni hai? Quasi 11. Quando hai iniziato ad andare sott'acqua? Quanti anni? Io ho iniziato ad andare sott'acqua quando avevo all'incirca 6 anni. Cos'è che ti piace di più quando sei sott'acqua? Mi piace un po' tutto. Forse l'unica cosa che è proprio bella, ma bella veramente, è essere in un mondo parallelo a quello reale, perché comunque tu sott'acqua non puoi parlare, però è come se ti sentissi a casa tua, perché se comunque ti piace il mare, tu là sotto sei a tuo agio. L'immersione che ti piace di più a Linosa qual è? Secchitella. La signorina, bella, lei è chiare? Precisa. Ma tu da grande cosa vuoi fare? Io voglio mescolare la subacquea, è una professione che mi piace, e vorrei fare o l'avvocato specializzato in diritto marittimo o l'archeologa marina o la biologa marina. La Secchitella, questa dorsale sommersa, sembra quasi una montagna e tu ti ci trovi ai piedi e dici: ma è possibile una cosa così reale sott'acqua? Sì, è possibile. Puoi stare a 3 metri d'acqua e goderti i raggi del sole che ti picchiano dentro la maschera, puoi stare a 16 metri e vedere delle cose diverse in ogni tipo di profondità, quindi non hai sempre le stesse cose. Claudio, come dobbiamo immaginarli questi fondali? Un po' come quello che vediamo fuori? Sì, chiaramente un po' sì. È tutto nero, è tutto vulcanico. Durante l'inverno però, spesso e volentieri, sotto costa, forse più a Lampedusa che non a Linosa, c'è il passaggio delle balene. Quello è un altro degli incontri imperdibili in questo mare. Ti sei occupato anche di quello, sì, con Claudio e Valerio? Sì, sì, l'abbiamo seguite per 3-4 anni di seguito, tranne quest'anno che c'era maltempo, ahimè. Un incontro incredibile, insomma, veramente incredibile. Animali di 25 metri, lo sai, c'è la balenottera, la finuel, balenottera comune, a marzo passa ogni anno ed è veramente entusiasmante, sia fuori che dentro l'acqua.